I grandi del pianeta parlano di ambiente ed energia nel G7 di Tsushima in Giappone. Sul tavolo le misure per la crescita economica e per i paesi occidentali i negoziati sul trattato transatlantico, sul commercio e gli investimenti. Focus sulla crescita al tavolo dei leader, preoccupati per la debole ripresa e una domanda in stallo in ogni angolo del pianeta. Come sapete, il primo ministro Abe ha adottato una politica economica chiamata Abenomics. Penso che questo piano economico possa essere applicato ad altri paesi, così come all'economia globale. Il grande assente è la Cina. Pechino oggi rappresenta oltre il 13% del PIL mondiale e nonostante sia fuori dal vertice, resta un interlocutore necessario per la stesura dell'agenda economica. Abbiamo un problema generale in Europa riguardo alla sovrapproduzione cinese. Questo sta influenzando tutti i nostri paesi. Abbiamo 22 paesi produttori di acciaio nell'Unione Europea e tutti quei paesi che hanno industrie siderurgiche sul loro territorio hanno il diritto di difendere la propria industria. Le esportazioni, come quella dell'acciaio, hanno aiutato la Cina, seconda economia più grande al mondo, a costruire enormi riserve di liquidità da utilizzare per grandi investimenti all'estero, investimenti che includono il debito pubblico occidentale.